dall'intenso pergolesi ai brani legati al tema della speranza e al desiderio di rinascita. Ombre Luce si chiama infatti il concerto andato in scena nel Salone delle Feste del Circolo Artistico di Arezzo. Due modi diversi di intendere in qualche modo la speranza, ecco, la speranza di Maria sotto la croce, la speranza nella resurrezione del figlio e la speranza invece ai giorni nostri, che possiamo davvero tornare in un equilibrio, in un'armonia, in una serenità mondiale. Protagonisti il soprano Elisabetta Materazzi, il mezzo soprano Elisabetta Ricci, il coro Voce in Canto, accompagnati dal quartetto d'archi di Oida. La prima parte, che abbiamo chiamato Ombra, lo Stabat Mater di Pergolesi con il quartetto appunto di Oida, e questo momento di ombra, meditazione, che racconta proprio la sofferenza di una mamma davanti al figlio morente. Dopodiché abbiamo la seconda parte del concerto, tutto dedicato al coro giovanile Voce in Canto, che eseguirà canti sulla speranza. Cambiamo proprio genere musicale perché sono tutti autori contemporanei viventi, Chilcot, Ratter, Gilpin, quindi un genere musicale totalmente diverso da Pergolesi, e questo è proprio stato voluto per dare comunque con la musica, con i giovani che sono loro, la voglia di pace, la voglia di serenità, la voglia di gioia, la voglia di luce.